Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme i tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook, meglio di Maya, in particolare nella settimana dal 19 al 25 ottobre. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube, alla fine vi farò vedere anche come fare in modo tale che, insomma, ecco, potrete sempre essere aggiornati sulla nostra rubrica appunto Tessiland Condivision, così come Tessiland News oppure la rubrica come fare. Non perdiamoci in chiacchiere perché oggi ne avremo da sentire e da vedere davvero delle belle, quindi iniziamo subito con il primo progetto. Il primo progetto di quest'oggi è di Filomena Bitonti, che abbiamo contattato e alla fine abbiamo scoperto che non è altro che la nostra amatissima Annarita Buglione. Allora, l'abbiamo contattata, insomma, poi abbiamo avuto anche modo più volte di sentirci telefonicamente ed è sempre un piacere, insomma, scambiare due chiacchiere con lei. Allora, appunto, come vedete, Annarita ha dato una sua particolare versione del tutorial della Fata Tuttofare, vale a dire della maglia Estela. Lei però, a differenza della Fata che ha utilizzato il bucle, ha deciso di realizzarla con il Wilson. Ci ha raccontato che si è innamorata del Wilson proprio guardandolo in una di queste puntate che appunto Tessiland propone e che si è innamorata così tanto di questo filato che è arrivata davanti alla scelta e non sapeva quale colore scegliere e alla fine, come ha risolto, furba, ha scelto uno per ogni colore. E quindi una volta arrivati a casa ha costruito queste piastrelle a rombo, dal quale ha ricavato poi delle mezze piastrelle e dei quarti, ha disposto tutto sul tavolo e iniziato quindi a fare questa composizione e ha unito il tutto grazie ovviamente all'aiuto del tutorial della Fata Tuttofare, ottenendo quindi questo meraviglioso maglioncino che è indossato su un toppino molto semplice. Le è piaciuto davvero tanto, ha detto che con il Wilson si avverte davvero tanto il calore della lana ma anche la freschezza del cotone e che anzi lo suggerisce anche per chi ha una pelle particolarmente sensibile alla lana o all'acrilico, perché ha detto è davvero molto morbido e noi lo confermiamo ovviamente. Ci ha detto che la taglia del maglioncino è una 42-44 ed ha utilizzato 550 grammi di Wilson nelle 6 varianti di colore. Le misure sono 50 di larghezza e 55 di altezza totale, compreso il bordo, e la manica misura dalla spalla 48, sempre compreso il bordo. E ha lavorato tutto il progetto con l'uncinetto numero 6. È stata davvero bravissima e oltretutto ci ha inviato anche un bel messaggio vocale che purtroppo ovviamente per questioni di tempo siamo costretti a insomma ecco ridurre un po', però ecco ascoltiamolo insieme e vediamo che cosa ci racconta. Buonasera a tutte, buonasera Valentina, io sono Annarita e volevo ringraziarvi per aver scelto la foto del mio maglioncino. Mi fa molto piacere che vi sia piaciuto e volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno lasciato un commento, che sono stati veramente gentilissimi e niente, sono veramente contenta che sia stata scelta. E il maglioncino l'ho realizzato per me perché amo molto i colori, soprattutto d'inverno, perché l'inverno, anche dove abito io, perché io abito nel cuore della Sile in Calabria e qui fa veramente freddo, l'inverno è molto lungo, le giornate invernali sono molto lunghe, quindi amo molto diciamo mischiare i colori per renderle più, diciamo, più allegre, quindi me lo sono fatta per me. L'uncinetto per me è una passione grande, veramente grande, che mi porto dietro da quando sono bambina. Mi ha insegnato mia nonna in realtà a fare l'uncinetto, perché la vedevo sferruzzare e allora vedevo, diciamo, con questo strumento magico, questa bacchetta magica, diciamo, fare dei lavori meravigliosi, quindi io ero curiosa di capire come si facesse a realizzarli e lei ha avuto la santa pazienza di insegnarmi e poi piano piano la mia passione mi ha portata avanti.
Da prima, diciamo, ero molto, diciamo, non limitata, diciamo che pensavo che l'uncinetto servisse solo a realizzare, diciamo, dei centrini, delle coperte, delle tendine, insomma roba per la casa. Poi un giorno ho deciso di fare un cappello di lana per regalarlo e ho digitato su YouTube cappelli all'uncinetto in lana e ho conosciuto naturalmente la Fata Tuttofare e la Chris. E lì mi si è aperto un mondo, perché ho detto, allora non, l'uncinetto non serve solo per la casa, si possono realizzare capi d'abbigliamento, cappotti, maglioni, sciarpe, insomma, mi si è veramente, hanno rivoluzionato il mio modo di vedere l'uncinetto, ecco, devo tutto, diciamo, a loro. Volevo ringraziare, diciamo, quindi la Tessiland innanzitutto di esistere, perché comunque quando vai a comprare roba di qualità, filati di qualità, perché obiettivamente non ho mai avuto problemi con i prodotti che ho ricevuti dalla Tessiland, mi sono sempre strapiaciuti. Non mi dilungo oltre, vi saluto affettuosamente tutti quanti e vi mando un bacione. Ciao. Ciao Anna Rita, grazie davvero per questo bellissimo messaggio vocale e noi adesso passiamo però al secondo progetto. Il secondo progetto di quest'oggi è di Luana Proni, che ha ottenuto davvero tantissimi like per questo video tutorial. Capiamo perché, perché è davvero molto bello, semplice, poi con il bucle, insomma, è tutto un dire. Infatti se l'è quasi giocata con colei che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana, ma c'è addirittura appunto chi ha ottenuto più mi piace rispetto a lei, cioè nonostante lei abbia avuto davvero un grandissimo successo. Allora, lei ha realizzato appunto questo scaldacollo che vedete con il Buckley, le sono serviti poco più di 70 grammi, il tutto lavorato con uncinetto numero 6. È stato davvero molto semplice realizzarlo, utilizzare il filato che oltretutto l'ha davvero ispirata. L'abbiamo contattata e non vi dico niente di più perché ci ha detto già tutto quanto lei nel video che vediamo adesso. Ciao a tutti, ciao Tessiland. Io vi ringrazio per questa opportunità, mi presento, mi chiamo Luana, ho un canale YouTube da tanti anni, circa 8, però non è nato con l'uncinetto, ma è nato con un'altra tecnica, con tessitura e soutache, insomma, il bijou. Io ho sempre adorato creare tantissimo e poi nel periodo in cui tutto si è fermato ho iniziato con l'uncinetto, è scoppiata questa passione incredibile per l'uncinetto. E come sono abituata a lavorare con dei prodotti di altissima qualità, ho cercato dei filati buonissimi e per cui ho trovato Tessiland e ho cominciato a provare i loro prodotti. Sono rimasta non soddisfatta di più, mi piacciono tantissimo e così ho iniziato a fare tutorial semplicissimi di uncinetto e ho fatto lo scaldacollo che mi piace tanto, è semplice. Ma con questo filato fantastico, il Buckley, mi è piaciuto tantissimo, anche il colore è morbidissimo e ha una resa incredibile. E sono contenta perché nel mondo in cui sono io, berlinoso, ho portato l'uncinetto e questa passione l'ho trasmessa a molte mie amiche che sono impazzite per i filati e li stiamo testando tutti, provandoli tutti, ci piacciono tantissimo. Io vi ringrazio tanto e ringrazio Tessiland e spero, sono contenta insomma che il progetto vi sia piaciuto e un bacio a tutti. Quanto è stata carina Luana, davvero tanto, poi oltretutto è davvero una bellissima donna, quindi complimenti. Allora, come sapete, secondo progetto, vale a dire, parliamo di un tema dell'assistenza. E anzi, quest'oggi Tessiland Condivision abbiamo deciso di soffermarci un po' di più sull'assistenza, perché comunque sui filati, ecco, abbiamo pensato di soffermarci di più con altre tipologie di video e invece quest'oggi, almeno in questa puntata, abbiamo pensato invece di soffermarci di più su alcune richieste che abbiamo ricevuto in queste settimane o nei video o comunque anche al servizio di assistenza.
Infatti abbiamo visto che la maggior parte, insomma, trovano alcune difficoltà proprio dal principio, quindi da come cercare Tessiland su Google, dall'acquisto di un prodotto, che è un tema comunque molto importante e che merita comunque un approfondimento, in modo tale che, come voi sapete, per noi è importante la chiarezza, la precisione, la professionalità e il fatto che possiate acquistare dei prodotti, oltre che di ottima qualità, ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto consci di ciò che state acquistando. Dovete sapere e conoscere che cosa state acquistando. E quindi voglio darvi delle indicazioni affinché questa cosa possa avvenire nel migliore dei modi. Guardiamo questo video in cui appunto vi illustro vari passaggi. Eccoci, allora partiamo proprio dall'inizio, quindi su come cercare il nostro sito. Quindi la prima cosa da fare è andare su un classico motore di ricerca, quale potrebbe essere appunto Google, e digitare qui nel motore il nostro sito, quindi Tessiland. Scrivendo semplicemente Tessiland vi fuoriusciranno ovviamente tutti i vari link relativi. Voi cliccate nel primo, non tanto nell'annuncio quanto in questo, appunto www.tessiland.com, e vi fuoriuscirà automaticamente il nostro sito. Questa schermata che analizzeremo oggi è la schermata classica che potrete trovare da uno smartphone o anche un tablet, che è, diciamo, uno dei dispositivi più utilizzati per andare sul nostro sito o per acquistare. Allora, se vogliamo cercare un prodotto di cui conosciamo già bene il nome, oppure anche magari una parola chiave che può essere un materiale o un colore, vi basterà digitare qui nella sezione cerca nel catalogo il nome o appunto la parola chiave e vi fuoriusciranno i filati che corrispondono a quel nome oppure tutti gli articoli che rispecchiano la parola chiave inserita. Mettiamo ad esempio, per ipotesi, che io stia cercando il ringo, quindi filato di cui già conosco il nome, digitando Ringo e cliccando semplicemente su invio mi fuoriuscirà appunto il filato richiesto. Oppure se invece avete maggior tempo e non sapete esattamente che cosa volete acquistare, vi basterà andare qui sulle tre lineette in alto e quindi accedere al menu, che come potete vedere è suddiviso per categorie, quindi filati, tutto borse, attrezzi, applicazioni, arti creative, tutorial, offerte e per te. Ed ogni categoria avrà le sue sottocategorie, quindi nei filati avremo la divisione per composizione, in tutto borse avremo tutto ciò che vi serve per realizzare una borsa. Negli attrezzi avremo ovviamente tutti gli attrezzi utili per uncinetti, per ferri, macchine da cucire, insomma tutto, e così via. Anche nelle applicazioni ovviamente avremo tutto ciò che è appunto da poter applicare sulle vostre creazioni. Nelle arti creative invece abbiamo dai colori per tessuti, formine, stampi, glitter, quindi tutto ciò che rappresenta davvero la creatività. Più i tutorial, dove ci sono alcune schede che potrete acquistare per realizzare quindi un capo o una borsa, e poi le varie offerte e la sezione dedicata per te, che è quella dove ci sono i buoni regalo. Oppure ancora c'è la parte ovviamente superiore dove potrete effettuare l'accesso o la registrazione. Se volete però vedere quelli che sono i nuovi articoli appena inseriti sul nostro catalogo, potrete scendere fino alla fine della pagina, arrivare alla sezione informazioni, nel quale potrete trovare tutte le informazioni, quindi dal come acquistare, i pagamenti accettati, la spedizione, restituzioni, omaggi, qualsiasi cosa, e cliccare la voce nuovi prodotti, così che possano uscirvi tutti i prodotti da poco inseriti sul nostro sito. Ed è una sezione che viene costantemente aggiornata. Fattore molto importante, una volta che avrete, diciamo, individuato l'articolo che volete visionare, è cliccare sull'articolo interessato. Mettiamo ad esempio, appunto, per ipotesi, non so, l'Ashley Green. Cliccate sull'articolo e qui troverete davvero tutte le informazioni utili di cui avrete bisogno, dal nome del filato al relativo colore o comunque fattore principale.
Qui c'è un primo riepilogo. Cosa c'è nel riepilogo? La composizione esatta, la lunghezza, il peso, i ferri o l'uncinetto consigliato e soprattutto il colore o il numero di partita, che vi sarà utile per capire quale numero di partita attualmente è presente ed eventualmente, qualora voleste riacquistare lo stesso articolo dello stesso colore, potrete almeno essere coscienti che il numero di partita possa essere lo stesso a quello che avete già acquistato e quindi presente sull'etichetta del prodotto, oppure possa magari essere diverso. C'è ovviamente il costo compreso già di tasse, la quantità disponibile in modo tale che possiate regolarvi ogni volta sulla quantità giusta da acquistare. Ovviamente, ecco, qui indicherete quelli che vorrete acquistare, potrete aggiungere al carrello, potrete magari aggiungerlo alla vostra lista dei desideri o condividere anche semplicemente sul nostro sito. E scorrendo, cosa molto importante che noi consigliamo è questa: arrivare quindi alla voce descrizione. Nella descrizione troverete innanzitutto un video che vi illustrerà, soprattutto per gli ultimi articoli, ma lo stiamo facendo un po' per tutti gli altri filati. Troverete un video che vi illustrerà nel dettaglio davvero quello che è il filato che state vedendo, quindi in tutte le sue sfumature, lo analizzeremo davvero nel dettaglio. Successivamente troverete invece anche altre indicazioni che potranno senz'altro aiutarvi nell'effettuare appunto un acquisto con maggior consapevolezza, oltre ad altri prodotti della stessa categoria. Quindi mi raccomando, cliccate sul prodotto che volete acquistare o comunque al quale siete interessati e così potrete leggere il riepilogo, ma soprattutto non dimenticate mai la descrizione. Ecco, sono certa che adesso, grazie a queste indicazioni, saprete esattamente come cercare un articolo, quale prodotto mirare, la descrizione, dove prendere nota, insomma saprete sicuramente molte più cose e vi aiuteranno. Quindi mi raccomando, una volta arrivati sul sito utilizzate i filtri, leggete bene le descrizioni, guardate i video e sicuramente farete l'acquisto più sicuro che possiate fare. Adesso però passiamo al terzo progetto. Chi ha ottenuto più mi piace di Luana? Pensate che ha superato proprio i 600, è stata bravissima. Vediamolo insieme. Veniamo alla foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana. Pensate, ne ho ottenuti almeno finora più di 600, quindi è stato davvero una bomba di like. E oltretutto, vedete, è un progetto davvero molto semplice. Probabilmente ho ottenuto così tanti like proprio per questa caratteristica, in quanto sicuramente avrà interessato le più esperte uncinettine, ma anche magari le principianti, che quindi insomma hanno potuto in questo modo cogliere l'occasione per realizzare qualcosa del tutto handmade. Parliamo bensì di Francesca Vaccaro, che ha ottenuto appunto più mi piace durante la settimana analizzata grazie a questi calzini. Calzini lavorati con il Bravissimo e l'uncinetto numero 3. Questi calzini corrispondono ad un numero tipo 35-36 circa. Lo ha utilizzato, appunto, come vi ho detto, l'uncinetto numero 3, ha utilizzato il punto basso per il corpo e il punto basso in costa per il gambale. Il quantitativo è di circa 100 grammi, quindi praticamente con un gomitolone intero è riuscito a coprire i piedini di tutta la famiglia. Ci ha raccontato oltretutto che la sua passione in realtà nasce fin da bambina, che ha sempre coltivato, perché proprio sempre appassionata del crochet, della maglia, di questo meraviglioso mondo. E circa 4 anni fa ha iniziato ad aprire questo canale, che però ha mantenuto sempre in maniera un po' incostante. Ha anche fatto delle lezioni, però ultimamente ha deciso di darsi e di dare una possibilità
per far sì che chi insomma rimanesse a casa potesse dedicare comunque del tempo alla sua passione, che è appunto l'uncinetto. E quindi insomma ecco, è nato il progetto qual appunto questo dei calzini, anche perché lei è un'appassionata di ferri da calza. E oltretutto ci scrive anche un bel messaggio che secondo me è bello trasmettere, che in merito alla mia passione per il crochet e la maglia, posso dire che ha sempre avuto tanto valore, ma in questo momento ancora di più. Attraverso i tutorial o le interazioni sul web si mantiene il contatto sociale umano e ci si distrae condividendo una passione che per molti è un semplice passatempo, ma per altri è una vera e propria terapia. Come darle torto? Brava Francesca! Questa puntata di Tessiland Condivision quindi volge al termine, è stata una puntata davvero molto ricca, non prima però di farvi vedere esattamente come ci si iscrive al nostro canale. Vediamo insomma ecco questo brevissimo video tutorial e poi torniamo. La prima cosa da fare ovviamente è cercare la voce Tessiland sul motore di ricerca di YouTube. Vi uscirà ovviamente il nostro canale, quindi cliccate qui direttamente sull'immagine e poi successivamente iscrivetevi, quindi cliccate su iscriviti e mi raccomando attivate sempre la campanellina, tutte le campanelle, così che non appena fuoriuscirà un nuovo video sul nostro canale sarete avvisati e quindi potrete essere tra i primi a visualizzarlo ed essere soprattutto sempre e costantemente a conoscenza di quelli che sono i nostri articoli e le nostre novità. Semplicissimo, probabilmente la maggior parte di voi già lo sapranno, ma comunque insomma abbiamo o rinfrescato la memoria o comunque dato un'indicazione, credetemi, molto importante, perché chi si iscrive a YouTube avrà la possibilità di comunque accedere a determinate promozioni che solo le iscritte potranno sapere e che le altre non potranno sapere se non appunto iscritte o comunque se non vedono i nostri video su YouTube. Bocca mia, taci, io non posso dirvi niente, però iscrivetevi. Basta, non dico altro, se no, ecco, basta. Ok, anzi, vi saluto, vi ricordo di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, di seguire gli altri social, Instagram, Pinterest e TikTok, di commentare qui sotto, di cliccare anche un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video e qualsiasi cosa, insomma. Tutti i link dei prodotti di cui abbiamo parlato oggi li potrete vedere proprio qui sotto il video e vi do appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, non perdetevele e non aggiungo altro. Ciao!